Navigare su uno swan, possedere uno swan è stato o è il sogno di tanti velisti. Ci sono poche barche più iconiche di queste. Oggi tocca al 55, presentato durante i saloni autunnali. È una barca con grandi ambizioni, una su tutte, quella di essere blue water, ovvero una barca per andare e navigare ovunque. Blue water è evocativo. A noi velisti piace pensare di uscire dal porto e allontanarci verso un orizzonte che non conosciamo. Cos'è Blue Water per Nautor Swan? Per Nautor Blue Water è una barca che abbia tutte le caratteristiche di un vero Blue Water, ovvero protezione in pozzetto, grande capacità di serbatoi, grandi stivaggi, in pratica capacità di navigare per lunghe navigazioni e di essere indipendenti anche per lunghe crociere, ma mantenendo una barca divertente. Le nostre barche sono divertenti da portare al timone e questa cosa non vogliamo perdere in nessun modo. Tu sai che sono anche barche che fanno regate, quindi sono carene molto reattive, ma è proprio il divertimento di stare al timone. Non è una barca da pilota automatico, quindi questo è per noi ed è una nicchia in cui siamo, diciamo, quasi soli. Ed eccoci all'interno di Swan 55. Il layout è stato studiato, pensato per uscire dallo schema tradizionale del tre cabine e due bagni con l'armatoriale a prua, le due cabine a poppa che più o meno popola tutte le barche di questa misura. Qui al centro c'è una grande cabina con letto matrimoniale che può essere dedicata per alcuni mercati, e pensiamo soprattutto a quello americano, all'armatore. Da qui in poi diventa tutto un suo appartamento dove può essere realizzato un office. In questo caso cabina armatore a prua, cabina ospiti qui al centro, bagno che può essere utilizzato sia con l'ingresso dalla cabina armatore sia con l'ingresso qui dal living, cabina VIP a poppa con un altro bagno e cabina versatile marinaio dietro la cucina. Ovviamente gli armatori possono chiedere ulteriori modifiche, ma la barca è stata pensata in modo che sia possibile cambiare il layout. Come riuscite a soddisfare armatori di tutto il mondo? Lavorando moltissimo sullo sviluppo e sulla modularità, sia in pozzetto sia negli interni. Come hai detto tu giustamente, noi vendiamo veramente in tutto il mondo. Abbiamo regional director che coprono tutto il globo, dalla Nuova Zelanda all'Australia, all'America del Sud, all'America del Nord, quindi veramente il mondo. Paesi come il Giappone, dove ovviamente le esigenze sono molto diverse, paesi nordici, Mediterraneo. Questo si lavora molto in coperta, lavorando sulle protezioni modulari e su questo layout che abbiamo introdotto sul 58 con i due tavoli. Questi tavoli hanno un sacco di funzioni, prendi sole, tavolo da pranzo enorme, quindi ci puoi mettere 11 persone a sedere, la nuova poppa con questa funzione che raddoppia in pratica la dimensione della beach area. Per esempio il beach club è una delle cose che i clienti ci chiedono sempre di più di sviluppare, ovviamente i clienti che vivono in Mediterraneo, i Caraibi. E poi dentro, questa barca qui io credo che sia l'unica che propone questo layout talmente modulare che può passare da 2 a 4 cabine, di cui la cabina armatoriale diventa una suite che tu non trovi neanche sui maxi. Quindi è proprio lavorando, attenzione, tutto questo senza toccare struttura, impianti, ingegneria. Noi spendiamo un sacco di ore ingegnerizzando la barca e quindi una delle sfide è ingegnerizzarla in modo tale che tutte le varianti non modifichino quello che c'è sotto. La cabina a poppa della cucina è un altro luogo versatile che può cambiare destinazione d'uso. In questo caso c'è un frigorifero, c'è la lavatrice, c'è il letto per il marinaio. Per alcuni mercati che lo richiedono è possibile aprire verso poppa un ingresso che consente allo skipper di entrare nella sua cabina senza passare dalla dinette occupata dall'armatore e dai suoi ospiti. È molto comodo perché lo skipper si trova a poppa e non a prua, lontano dalla zona calda della barca. Ed eccoci nella cabina armatore. Il letto è grande, si può accedere anche dai lati, come si deve poter fare sulle barche di pregio, e come abbiamo detto prima, può essere trasformata in un grande appartamento. In cucina si è scelto di dividere il piano lavelli e lavoro da quello dove c'è la macchina dei fuochi. È una cucina completa con
diverse zone frigorifere, un grande ripostiglio che può diventare anche lui di acciaio. Questo è un particolare in cui si vede tutta la qualità e la volontà di fare le cose eccellenti di Nautor Swan. Guardate la piegatura di questo legno lamellare e la composizione di questo mobiletto, davvero unico. Una grande attenzione dedicata agli impianti, come su tutte le barche Blue Water. La sentina è abbastanza profonda, sotto ci sono i serbatoi. Il motore è uno Yanmar da 110 cavalli, anche lui posizionato piuttosto in basso per abbassare il baricentro. Gli impianti sono facilmente raggiungibili, questo per agevolare quegli armatori che vogliono navigare da soli. Cosa porta la Finlandia dentro le vostre barche? Questa è una bella domanda. Io ormai sono 10 anni che lavoro per questa azienda e devo dire che la Finlandia per noi è la sfida maggiore. La Finlandia è un mondo fantastico e lo è perché gli abitanti della Finlandia hanno un atteggiamento nei riguardi della vita che li porta a lavorare con una forma di religione. Quindi il modo con cui si applicano a quello che fanno è totale. E nel momento in cui lavorano sono concentrati su quello, prendono i loro tempi e l'azienda, tra virgolette, glieli concede, perché potendosi permettere dei prezzi un po' più elevati, ci possiamo permettere di tenere il loro modo di lavorare. E questo lo riconosci in tanti dettagli, i masselli, ma soprattutto in quello che non vedi. Noi diciamo sempre che la parte più bella di una suona è quella che non vedi, cioè il modo con cui cablano, con cui fanno tutti i lavori, che poi tu sai meglio di me quanto poi si traducono in qualità effettiva e non solo percepita. Quindi la Finlandia è un mondo fatato che poi si traduce in una qualità sopra qualunque altro principio. Un piano velico ben studiato, fiocco a prua con le rotaie nella esatta posizione voluta da Jemmar Frers e non per adeguarsi alle forme della tuga, avvolgitore sotto coperta. Questa è la trinchetta, una trinchetta con la lock sull'albero e sotto il tensionatore idraulico per avere una bella forma di bolina. La trinchetta è autovirante. Anche il tamburo del Codzero può essere sotto coperta per lasciare un'estetica pulita e non avere inciampi. L'albero è passante, la randa è una vela tradizionale full battened. Grande versatilità di funzioni anche in pozzetto. La scelta di fare due tavolini libera il passaggio, i tavolini possono scendere, queste sedute possono diventare prendisole. Quali caratteristiche hanno queste carene di ultima generazione di Jemmar Frers? Guarda, io dico splendide. Herman dimostra una freschezza di mente incredibile, è riuscito a rinnovarsi. Le carene, come tu sai, si sviluppano, diciamo, a momenti precisi, non sono sempre delle evoluzioni continue, ci sono dei momenti che denotano uno scatto. Lui l'ha fatto partendo dal 115, quindi ormai sono tantissime barche che ha progettato con queste nuove carene, e la caratteristica principale di queste carene è la tendenza a non sbandare più di 20 gradi, cioè sono ottimizzate per navigare sbandando a 20 gradi. Sembra una banalità, ma ti cambia la vita. A 20 gradi la barca è perfettamente vivibile. Se tu guardi le immagini della carena sbandata a 20 gradi è perfettamente simmetrica, quindi massima lunghezza al galleggiamento, massima potenza, minima superficie bagnata, perché è come se fossero due carene accoppiate praticamente, sbanda e si piega su quella. E la barca diventa morbidissima, ha molto meno peso in chiglia, quindi una parte del raddrizzamento è data dalla forma della barca, e questo rende la barca molto più vivibile, ti avverte molto prima. Quando arriva la raffica reagisce in accelerazione prima che in sbandamento, perché ovviamente non deve aspettare che la chiglia cominci a lavorare. E su tutto questo c'è la famiglia che si gode la barca. Vai giù, cucini, vai in bagno, dormi. 20 gradi è niente. Ed eccoci finalmente al timone dello Swan 55. Due ruote, le vedete, due pale. Si governa bene, è sensibile, una decina di nodi il vento, non siamo proprio di bolina stretta, abbiamo allargato un pochino per conquistare velocità superando abbastanza facilmente i 6 nodi, in questo momento esatto 6 e 8, vi dico l'angolo col vento apparente 48 gradi. Bisogna un pochino cercare la velocità, è una carena che ha delle belle prestazioni, ma ovviamente non è una carena leggerissima, siamo pur sempre su una barca
da crociera. Fanny, com'è qui nel mare? Allora, guarda, ti dico, io l'ho provata solo in Finlandia in condizioni molto più maschie, se vuoi, quindi questa per me è la prima volta in queste condizioni e vedi, ti confermo quello che ti dicevo prima, cioè è una barca che ancora al timone te la godi come se fosse una barca più leggera, più agile. Nonostante abbiamo un fiocco molto piccolo, perché questo è un fiocco che nasce autovirante, però comunque la barca fa i suoi numeri e quindi... E i numeri li raccontiamo, 37 gradi col vento apparente, 9,9 di vento, 6 di velocità. Ecco finalmente il Gennaker. Belle sensazioni, il vento non è tanto, anzi è calato rispetto alla bolina, siamo sugli 8 nodi e superiamo i 6 di velocità. Pronunciare la parola swan per un velista ha qualcosa di magico, lo abbiamo detto anche all'inizio, sono state le prime barche con cui si poteva affrontare una navigazione assolutamente importante fin dall'uscita dal cantiere. Non è un caso che uno dei primi yacht considerati maxi, considerati grandi, adatti a fare il giro del mondo sia stato lo Swan 55. Tauranga ha partecipato al giro del mondo quando si chiamava Whitbread Round the World Race. Oggi siamo stati su questo Swan 55 qui nel Golfo di Follonica. Non è stata una giornata epica per il vento, ma molto molto gradevole, che ci ha consentito di scoprire una barca, e lo intuivamo anche prima, davvero interessante.